in questo nuovo vlog. Guardate che bel sole, sono troppo felice, sono meteoropatica, finalmente c'è un po' di sole e io ho deciso di vestirmi carina. Dopo mille anni ho deciso di truccarmi, perché voi dovete sapere che io, tipo, quando è inverno, piove, fa freddo, mi passa la voglia di truccarmi, di vestirmi, di fare tutto. Comunque ho fatto un trucco bellissimo, non so se vi piace, per me è tantissimo questo trucco perché non mi trucco mai. Ho fatto tutto un ombretto brillantinato, la matita nera, bellissima. Ho usato la matita nera di Nabla, la Bombay Black, quella che abbiamo anche sul Carlita Shop, e il rossetto nude che mi credete sempre è Bye Bye Birdie, che appunto lo trovate sempre sul Carlita Shop. E poi ho messo gli orecchini Carlita Jewelry e la collana. Sono un po' sparaflesciata dalla luce. Adesso vi faccio vedere il resto dell'outfit. Faccio vedere il mio outfit. Praticamente ho un maxi dress, questi qua lunghi, e calze velate e queste parigine. Scarpe basse, comunque mi cambierò. Questo è il pellicciotto smanicato, finalmente non fa tantissimo freddo e lo posso indossare. E poi mi cambierò dopo, perché stasera si esce, viva, quindi metterò un vestitino penso più sottile. Questo è molto molto carino, sto comoda così. Voi sapete che a me piace questo look un po' sexy, un po' trash, un po' fuori dal comune. E questo è quanto. E oggi sono particolarmente felice perché finalmente c'è un po' di sole, ragazze, evviva! Adesso sto andando a farmi fare lo shampoo e ovviamente porto i miei prodotti dal parrucchiere e vi devo troppo far vedere. Adesso sono sporchi e li ho legati con un tuppo, alla napoletana si dice, sono molto sporchi. Dopo vi devo far vedere come sono già cresciuti. Quando li ho tagliati ero disperata, ero alla ricerca di qualcosa che li facesse crescere rapidamente, e soprattutto, prima di tutto, mi era venuta in mente l'idea di mettere l'extension, poi ho detto no, li devo far riprendere un po', e quindi ho deciso di trovare qualche metodo che li facesse crescere più in fretta e anche più belli. E ho trovato queste qua, delle capsule naturali che fanno crescere i capelli più in fretta, degli integratori naturali, e non solo per capelli ma anche per la pelle, migliorano tutto, migliorano i capelli, li fanno crescere più in fretta, combattono la caduta dei capelli, poi li fanno crescere più luminosi, voluminosi, e fanno bene anche alla pelle, quindi migliorano la pelle, la rendono più luminosa, rinforzano le unghie. Io mi sto trovando benissimo. Adesso appena li pulisco vi faccio vedere come sono cresciuti tanto e come, nonostante comunque la tinta che ho fatto, stanno bene, sono soffici, morbidi, veramente sono buone. Queste qua infatti le ho inserite sul mio shop dopo aver cercato ovunque, ragazze, erano tutte piene di schifezze, gli integratori e le capsule, tutte veramente roba chimica, e finalmente ho trovato queste qua che sono naturali e sono veramente buone, cioè sono ricche di tutti gli ingredienti, comunque come se fossero alimentari, perché comunque sapete che anche negli alimenti ci sono tante sostanze che fanno bene ai capelli, però non è che possiamo stare tutto il giorno a mangiare pentoloni di lenticchie, di spinaci, di salmone, frutta secca, o meglio, anche se li mangiamo, però molto spesso non bastano. Qua ci sono in quantità maggiori, contengono minerali, vitamine, zinco, comunque grazie. Su caritashop.com le trovate, perché erano andate a ruba, cioè appena ho detto questa cosa sono finite in tipo 2 giorni, e quindi le abbiamo rifornite. Adesso, per quando pubblico il video, le dovreste trovare di nuovo disponibili. Comunque fate in fretta perché vanno a ruba, perché sono veramente veramente buone. E poi, come prodotti per capelli, mi sto usando questi qua, adesso me li porto dal parrucchiere anche. Questi qua sono sempre anticaduta, sto facendo una cura proprio ristrutturante per capelli anticaduta, per rinforzarli, per renderli più belli, e mi sto trovando benissimo con questi prodotti. Questi qua sono prodotti biologici e naturali, anche per questi spesso i prodotti che vedevo in farmacia comunque erano pieni di schifezze o erano vuoti, costavano un sacco, non servivano a nulla. Io ho trovato questi qua di Dr. Organic all'olio di canapa, che sono veramente buoni, c'è shampoo, balsamo, sono tutti rinforzanti, anticaduta, e favoriscono davvero la crescita dei capelli. Oltre a shampoo e balsamo c'è la maschera, questo è qualcosa di fenomenale, ragazze, alla canapa, è un trattamento intensivo che stimola la crescita dei capelli, li rinforza e li rende belli, luminosi, belli. E questo è il trattamento anticaduta,
È una mousse che si massaggia sul cuoio capelluto, ragazzi, io ve li straconsiglio, sono veramente fenomenali anche per quei periodi di stress in cui magari si perdono più capelli. Questi evitano la caduta dei capelli e ne favoriscono la crescita di nuovi, vedete? E sono ricchi di ingredienti naturali, cioè la cosa bella è che sono naturali e bio e veramente funzionano. Io mi sto trovando da Dio. Adesso mi porto shampoo e balsamo dal parrucchiere. Sono indecisa se portarmi shampoo e maschera o shampoo e balsamo. Io faccio così, li uso tutti e quattro. Il balsamo, faccio un lavaggio col balsamo, un lavaggio con la maschera per non appesantirli, perché il balsamo mi piace molto che li lascia fluenti, brillanti, soffici e voluminosi. La maschera invece è più nutriente, quindi è veramente un trattamento intensivo. Comunque, ragazze, come sapete, io quando inserisco i prodotti sul mio shop li provo sempre prima, abbondantemente, inserisco solo prodotti al bacio che veramente funzionano come questi, che ve li straconsiglio. E come al solito trovate tutto su www.caritashop.com. Dire anche questa cosa, mettiamo fine a questa storia, ragazzi, una volta per tutte mettiamo fine. Questa non è pubblicità. Quando vi parlo di questi prodotti, quando vi parlo del mio shop online, non è pubblicità, è un servizio che vi offro, perché se qualcuno va in farmacia e compra prodotti anticaduta che costano centinaia di euro e sono vuoti e sono anche dannosi, io dicendovi questo praticamente vi aiuto a risolvere il vostro problema. C'è un servizio che vi do, perché io mi sono messa alla ricerca ovunque per trovare prodotti naturali, biologici, che veramente funzionassero, ricchi di ingredienti veramente, veramente curativi per capelli, e ho trovato questi qua, che sono veramente il top. Quindi ovviamente vi sto offrendo un servizio, perché molto spesso dovreste andare magari da un medico, dovreste farvi consigliare dei prodotti, dovreste fare l'esperienza che li comprate, li pagate tanti soldi e non funzionano, vi accorgete che magari contengono siliconi, paraffina, sono vuoti, e invece con questi andate sul sicuro, vedendo un video andate sul sicuro, cioè vi comprate una cosa che siete sicuri che i soldi che vi state spendendo sono soldi spesi bene. Quindi io ho un servizio che vi offro, cioè potevo anche comprarmi questi prodotti, usarmeli per me, non dirvi nulla e finiva là, insomma, e lasciarvi nel vostro mare di tutti gli integratori e prodotti da farmacia e comunque che si vendono in giro, che non servono a nulla e sono soldi buttati. Sto dicendo che io ovviamente sono Madre Teresa di Calcutta, sono semplicemente una persona che ama il suo lavoro e lo fa con impegno e con passione. Quindi, dato che ho questo shop, quindi dopo anni che ho avuto delusione dai prodotti cosmetici in commercio che non mi soddisfacevano, mi sono messa alla ricerca dei prodotti davvero naturali, biologici, che funzionano, e li ho inseriti tutti in uno shop online. Questo è quanto. E quando le ragazze mi scrivono e mi dicono: "Ah, i miei capelli non sono mai stati così belli, la mia pelle finalmente dopo anni e anni e anni di soldi spesi in dermatologi, in prodotti da farmacia, che la mia acne, i miei brufoli non andavano via, adesso con due o tre creme che ho comprato sotto shop si sono tolti i brufoli, io mi sento bene, non sarò Maria Teresa di Calcutta". Sono semplicemente Carlita, è una persona che ama i prodotti, ama i cosmetici e veramente si mette alla ricerca dei prodotti buoni che funzionano. Tutto qua, tutto qua, tutto qua. Andiamo dal parrucchiere. E questo è quello che significa trattarsi bene. Guardate che mi sono preparata una delizia, adoro. Allora, la tartare di salmone che ho comprato ovviamente già fatta, cioè salmone a pezzettini. Con sesamo, ci ho messo sesamo, pepe, erba cipollina. Qua ho messo un po' di songino con olio e limone, l'avocado, anche questo con limone, sale, pepe e sesamo. E qua mi sono messa il riso basmati, anche qua sale, pepe, erba cipollina, un filo d'olio. Raga, adoro. Adesso ci metterò anche la salsa di soia, il tabasco. E io adoro mangiare queste cose, c'è il salmone accompagnato dal riso con l'avocado. È un piatto super sano, con tanti grassi, ma buoni. Quindi che fa tanto tanto bene, ragazze. Adoro. Saranno tipo 200 grammi di salmone. Abbondantissimo, yeah! Ragazze, guardate come sono cresciutissimi e soprattutto sono morbidi e lucidi, cioè stanno benissimo. E io sono troppo felice, vi giuro, li farò crescere tantissimo e penso che con questi prodotti mi troverò proprio sempre benissimo. Se non li abbandonerò mai più,
sia le caps che i prodotti, appunto, shampoo, balsamo, maschera, la mousse, il trattamento, sono veramente fenomenali. Cioè, mi sono cresciuti, guardate qua. Cioè, veramente, non vedo l'ora mi crescano ancora di più. Comunque, ragazzi, a proposito sempre di mettiamo fine a questa storia, non facci caso perché io penso che mi toccherò i capelli per tutto il video. Vabbè. Comunque, aspetto degli amici che arrivano, nel frattempo c'è Pupi dietro di me. Ragazze, quello che vi volevo dire, a proposito di questa storia dei video, delle cose, a volte spesso mi viene criticata questa cosa del mio shop come se fosse veramente una cosa negativa, invece è una cosa positiva perché penso di avere un valore aggiunto rispetto a prima e penso proprio che, a parte il fatto che io mi sento super iper realizzata e allora, parliamoci chiaramente, ragazze, io sapete che non ho segreti con voi. C'è stato un momento in cui io su YouTube avevo smesso di fare un po' video utili perché comunque non erano molto visualizzati, non erano molto apprezzati, sia quelli delle ricette fatte in casa oppure, non lo so, quando vi parlavo dei prodotti bio non erano praticamente valorizzati e quindi ovviamente io, per uniformarmi un po' alla massa, quello che erano i contenuti di YouTube, ahimè, sempre più scadenti, perché purtroppo io dal 2009-10 faccio video su YouTube, ho visto un declino proprio su YouTube. Mi sono adeguata a fare video più, diciamo, stupidini, le challenge, queste cose qua che comunque erano più commerciali, il pubblico questo voleva e purtroppo era cambiato e quindi mi sono adeguata. Poi a un certo punto però io mi sono sentita un po' sprecata, cioè la mia passione più grande erano i prodotti bio, erano i cosmetici, era aiutare le persone, perché quello ho fatto in tanti anni. La mia soddisfazione più grande è stata sempre quando le persone mi dicevano: con un tuo consiglio ho risolto questo problema, mi sto trovando bene. Quello mi dava soddisfazione, quindi ho cercato di realizzare il mio sogno in questo senso e io mi sento super realizzata. Veramente, per me la soddisfazione più grande è quando voi mi scrivete che vi trovate bene con i prodotti che vi consiglio. Non c'è una soddisfazione più grande per me quando mi dite: ho risolto questo problema di pelle, questo problema di capelli, eccetera. Cioè, parliamoci chiaramente, io avrei potuto continuare a fare video stupidi e campare di YouTube, magari potevo fare un video al giorno, challenge, le stupidaggini, potevo campare così, però mi sentivo sprecata, cioè mi sentivo proprio che non stavo seguendo la mia strada. E invece adesso, magari, certo, col mio lavoro, con lo shop, riesco a fare meno video, quindi ne faccio tipo 2 a settimana, però mi sento più realizzata e soprattutto continuerò con i video un po' stupidi, però comunque continuerò con il mio lavoro, il mio vero lavoro, che è quello che mi dà soddisfazione. Comunque sono arrivati e quindi devo chiudere. Chi è? Noi! Vai! Perché vi hai portato i fiori? Come sono belli! Ma perché poi ci sono anche questi bianchi? Così, un mazzo di fiori. E perché mi hai portato i fiori? Perché sei bella. E dai, spiega perché. Così, amore, non si posso portare i fiori. Lui si imbarazza perché stanno altre persone davanti e lui si imbarazza. Il ginocchio. No, amore, fai paura. Questo la devi fare solo quando mi chiedi di sposarmi. Dammi un bacino. Grazie. Prego. Fiori senza motivo, uomini, imparate. Oh, Pupi, perché? Ah, perché? Perché polletto, insalata e patate, Coca-Cola. Amore, com'è? Buono. Buon appetito a tutti. Pupi, wow, voi già avete finito, io ancora devo iniziare. Oddio, ieri cosa abbiamo fatto, amore? Siamo andati a ballare dopo tanti anni, però ci siamo divertiti. Infatti con i nostri amici è stato super divertente, perché comunque era una cosa nuova che non facevamo da una vita. Però vi giuro, a parte che siamo sconvolti, io ho avuto tutta la notte il fischio nelle orecchie, perché comunque stavamo vicino alle casse, poi tutto quel fumo che c'era, vi giuro, non respiravo più. Poi vabbè, alla fine abbiamo bevuto, io, a me non piace proprio, diciamo, ubriacarmi, quindi cerco di darmi un limite, mi piace solo stare brilla. Però vi giuro, è successo il putiferio, madò, però ci siamo divertiti troppo. Poi abbiamo aspettato fino alle 6 di mattina e siamo andati allo chalet, ci siamo presi, io mi sono presa una pizzetta e metà cornetto a cioccolato con una mia amica, col cappuccino, poi abbiamo visto l'alba, è stato molto bello, però vi giuro, ho avuto seriamente paura. Poi c'è stata tipo una rissa, comunque nella discoteca succedono sempre queste cose e io alla fine ho sempre paura.
Non lo so, ogni volta poi quando devo riandarci sono un po', diciamo, scettica, tra virgolette, quindi non mi frena un po' questa cosa. Comunque alla fine piedi distrutti, poi c'avevo i tacchi, il vestitino, tutta carina, ho postato anche una foto su Instagram, andatela a vedere. E le mie scarpe sono praticamente distrutte e le amavo perché sono degli stivali alti sul ginocchio, vi giuro le amavo troppo, già l'ho fatti riparare una volta e penso che adesso li devo per forza buttare. E, però voglio comprarne assolutamente un altro paio, ho detto chissà se le ragazze magari mi possono consigliare dove posso comprare un paio di stivali così alti sul ginocchio, perché mi piacevano troppo, mi dispiace troppo buttarli, però li ho fatti già riparare una volta, adesso vi faccio vedere, sono proprio distrutti. Comunque se mi consigliate dove comprarli non mi dite online, perché le scarpe sono una delle poche cose che non compro online perché le devo provare, perché c'è un piede che non so, cresce di giorno in giorno, un giorno mi va un numero, un giorno un altro. Comunque avete visto i capelli come sono belli morbidi e come stanno crescendo, cioè stanno crescendo tantissimo e veramente a vista d'occhio stanno crescendo. Anche oggi mi sono presa la mia pillolina, ne sto prendendo una al giorno, mi sto trovando benissimo. E adesso andiamo a far fare un giretto a Pupi e poi stasera voglio registrare un video troppo bello, è una novità assoluta che non vedo l'ora di caricare, non vi voglio dire nulla, ma è un video che, madonna, vi giuro, è pazzesco, è proprio nuovo, 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 una cosa troppo speciale. Comunque ragazzi, vi faccio vedere gli stivali, scusate che qua abbiamo un po' di panni perché fuori piove, quindi mi dovrò comprare un'asciugatrice perché non so come si fa quando piove da secoli e non si asciugano mai. Queste sono le scarpe, cioè guardate un po' ragazze, cioè secondo voi si possono, cioè sono proprio distrutte, siamo diventate tipo delle papere. Qua 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 qua. Ma questa sembra proprio una bocca, mo. E niente, però erano bellissimi alti sul ginocchio, guardate, troppo belli. Niente, consigliatemi qualcosa. Pupi, vieni. Ragazzi, sto portando la palma a casa di mia suocera, che oggi è la domenica delle palme. Adesso faccio fare un giretto a Pupi. Pupi, vieni! Ecco, fuori alla porta per entrare. Vai. Ecco, come un fulmine. Bella casa di mia suocera, tutta decorata. Questo qua ciccione sei tu. Questo, mucco, caschetto. Questo è Dario da piccolo. È troppo bellissimo, faccio come? Era biondo? Sì. Questo è il fratello, questa è la sorella. Qua? Chi sei tu? Questo non sei tu, amo? No. Pupi! Guardate che belle queste scarpette da notte che ha fatto mia suocera. È una vera artista, guardate come sono belle. Bellissime, eh? Troppo carine, fatte a mano. Sembra un coppa bicicletta. Sembra un coppa bicicletta. È bellina però. Una palma alternativa. Ho fatto la cioccolata calda, mio amore, l'ho trovato dormendo, amore. E un cucciolatto che dorme. Però amore, sono finiti i pavesini, ho messo le fette biscottate.
Comunque ho fatto la cioccolata calda con la mia vecchia ricetta, cioè l'ho copiata dal mio video, eccola qua ragazze. Vi piace un video e ovviamente light, senza burro, senza nulla. Cacao, acqua o latte, amido di mais, invece ho amido di riso, ho messo la farina di riso perché avevo solo quella, e la trubia. E poi ho messo un quadratino di cioccolato fondente sciolto dentro, alla fine viene ancora più buona, e anche un po' di gocce di cioccolato. Poi mi ho messo anche una spolverata di cannella, mia amore no perché non piace, le fette biscottate integrali perché abbiamo finito i pavesini, anche i plasmon sono buoni. Guardate com'è bella densa, e pensare che senza burro, senza latte è buonissima. E vabbè, vi saluto, buonanotte amore, fai tu il saluto, buonanotte, dai un bacino, buonanotte. E com'è? Buona. Promossa? Meno male. Se che tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti, acá se enviarte flores.